Giorno ultimo risveglio barbate. Zanzare, 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 lumaca fuori, zanzare giganti ovunque, ma non pungono. Giorno. Qua dove ieri avevo detto che avrei messo la tenda, infatti l'ho messa. Comunque dai, 4 notti ho passato qua. Smonto tutto, vado al bar, ultimo caffè borghese. Ciao barbate, colazione con pane integrale. Appena sfornato, caldo, buonissimo. Banana. Poi si va per di là, verso l'infinito e oltre. Avventura oggi, bosco. Chissà, se è tutto bagnato, magari è tutto fango, devo tornare indietro. Proviamo. Dai, 7 km di sterrato, lungo costa, bello, proviamo, provo. E io ho dormito laggiù queste notti, qua siamo in cima, sulle scogliere a picco, sull'oceano. E stavo proprio giusto pensando che è così bello da quando sono ripartita da Malaga che non uso più Google Maps, Komoot, niente. Solo chiedere con le persone e guardare, no, guardo un po' magari la mappa. E sto facendo questo sentiero che è uno spettacolo totale. Però sono tutti preoccupati quando mi vedono. Già in due mi hanno fermato loro dicendomi che massa più avanti. C'è un sacco di sabbia e di radici e che è pericoloso, cioè che è difficile farlo con la bici così carica. Quindi mi hanno detto che se voglio posso uscire da qua, tornare un pochino più sopra, tornare indietro e prendere la carrettera. Oppure l'ultimo mi ha detto va, si quiere questa avventura, va adelante nell'arena. Entonces credo che vado a intentare l'avventura nell'arena. Vediamo, dai. Niente, dai, qua sono tutti preoccupati per le mie sorti. E insistono affinché io vada a prendere la strada asfaltata perché hanno detto che è molto in pendenza e c'è molta sabbia molto fine per scendere. Quindi va bene, mi faccio convincere. E quindi qua credo che devo girare a destra, credo. Adesso glielo richiedo. Este? Ok, dai. Così. E luego dovrei arrivare alla carrettera. Che posto incredibile. Poi sono troppo felice quando riparto, che posso pedalare a lungo, con calma, è troppo bello. E dei tipi, mi sa anche che erano gli stessi prima. Sono tornati indietro a vedere che stessi prendendo il sentiero giusto. E mi hanno sì, adesso indicato in teoria da qua adesso dovrei raggiungere la strada per poi scendere dall'altro lato della montagna. E loro hanno tutte le copertoni Maxxis, vabbè, super bici da mountain bike, copertoni Maxxis mezzi sgonfi, e mi faceva vedere, il tipo diceva, se non hai questi copertoni è impossibile. Però loro sottovalutano la combo piga con Schwalbe Marathon e le mie gambe. Però è vero, con la sabbia no, con la sabbia, abbastanza difficile. Però Schwalbe Marathon, molto scorrevoli sulla strada. E io devo dire, per quello che è la mia necessità di fare off-road, e ne ho fatto tanto, perfetti, proprio. Perfetti, perfetti, perfetti. Ho trovato la carrettera, che posto incredibile, guarda, come sono fortunati gli appassionati di mountain bike di Barbate. Qua è tutto, tutto, tutto sterminato, questa pineta, piena di sentieri, sentierini, ti ci puoi perdere dentro, penso, 3 giorni, su, giù, bellissimo, veramente, bello. Niente, si prosegue per di qua, Caños, Caños de la Meca, mi pare, si chiama il prossimo pueblito. Adesso poi sono di nuovo tornato in un bellissimo sentiero e mi sono fermato qua a fare, scusate, una seconda colazione buona col muesli e sono appena passati di qua dei tipi con delle super fat bike, un ragazzo e una ragazza, e poi sono tornati indietro. Allora gli ho chiesto, io dovrei continuare di qua secondo i miei calcoli,
ma mi hanno detto no, che neanche loro con le fat bike riuscivano a passare, entonces bisogna tornare indietro al pueblo, mezz'oretta, per riprendere la strada. Mi ha detto che c'è una ciclabile carina poi da fare sulla costa. Va bene, dai, quindi dovrò tornare indietro mezz'oretta. In passetto mi sarei molto arrabbiato di questa cosa, invece sono felice, perché qua è bellissimo, almeno ho fatto un giro, non ho fretta. Ho mangiato, torno indietro, mi guardo il pueblito e poi mi faccio la costa. Arriverò, dai, metà strada, penso, perché ho individuato un lugar, un sito, por la noche. È il faro di Trafalgar. Pausa pranzo, pausa birretta. Alla torre di non so cosa. Questa parte veramente di Spagna è splendida, ho passato dei posti splendidi, non so come descriverli. Un rato de sol. Questo è il sito per la notte, una pianeta bellissima, sconfinata, e sto facendo dell'acqua calda per la notte, poi qua metto la tenda e basta, già tutto a posto. E domani Cadiz, speriamo.